Care teste fiorite, buon venerdì, bentornati alla rubrica video che questa settimana è dedicata ad una piccola pillola monografica per David Wiesner, grandissimo autore americano, vincitore di ben tre medaglie Caldecott, che sono il più grande riconoscimento per gli illustratori che viene dato negli Stati Uniti. L'ultima l'ha vinta nel 2014. In Italia i suoi libri purtroppo non sono moltissimi, non sono tutti, ci arrivano col contagocce, a volte ci arrivano pure in ritardo. Ho qualche sospetto del perché, adesso lo vediamo insieme. Cerco di condensare gli elementi principali della sua poetica perché poi, rispetto al suo elemento essenziale, e cioè l'essere immerso, forse direi sommerso dentro il postmoderno, vorrei dedicare un video a parte per gli abbonati del canale che si specifica un po' di più le caratteristiche di che cos'è il postmoderno, di cui Wiesner, secondo me, è uno degli autori più importanti dal punto di vista della letteratura dell'infanzia e dell'albo illustrato in particolare. Cominciamo da un albo che giustamente viene preso a esempio come capostipite o comunque come esempio eccellente dei silent book, cioè dei libri senza parole. Ne fa un'analisi molto interessante in Meraviglie Mute Marcella Terrusi, edito dalla Terza. Flotsam è questo il titolo. Flotsam è un libro senza parole ed è la storia di un ragazzo che sulla spiaggia trova un giorno, tra le varie cose che le onde portano, una macchina fotografica. Una macchina fotografica vecchia, nel senso un modello vecchio. Porta a sviluppare il rullino e questo rullino scopre che sotto il mare succedono delle cose che nessuno si aspetta, che quindi c'è qualcuno sotto il mare che non solo vive come viviamo noi, ci sono gli alieni, ci sono i robot, insomma c'è un mondo peraltro ipertecnologizzato e ipermoderno, ma c'è qualcuno che ci è andato lì sotto a fotografarlo e poi scopre anche questo, cioè che ogni bambino, ogni persona nella parte del mondo che ha fatto la sua stessa scoperta, cioè ha trovato questa macchina fotografica, si è fotografato. E questo lui lo fa a sua volta, cioè si fotografa con la macchina, eccolo qua, fa la sua foto con la macchina e poi la macchina la lancia in mare perché essa riprenda il suo viaggio. Comincia qui. Una cosa che Wiesner farà sempre e la farà a livelli strepitosi, cioè la mise en abîme, quella che viene definita come mise en abîme, cioè la messa in abisso letteralmente, la stratificazione delle storie che escono da loro stesse, si moltiplicano e poi rientrano. È una specie di deflagrazione positiva, una deflagrazione che poi si ricompatta. Ma si ricompatta in un altro modo. Per esempio, un altro libro suo è Artex e Max, edito da Il Castore. In questo caso sono dei rettili nel deserto che dipingono. Art in realtà è Arturo, ma viene chiamato Art perché in realtà è la rappresentazione, io direi il correlativo oggettivo, e vi lascio qui nei commenti il capitolo dedicato, il post dedicato a che cos'è il correlativo oggettivo dell'arte. Arturo, grazie a Max, che fa errori in continuazione, attraversa ogni stato della storia dell'arte fino alla dematerializzazione, diventa un vero e proprio filo da costruire art. Perché si è dematerializzato, diventa totalmente astratto da non diventare nulla e poi diventa addirittura alla fine puntinato. Siamo nel puntinismo e poi arriviamo, direi, praticamente a Pollock con il dripping. Un viaggio anche questo, una messa in abisso, in questo caso tematizzata rispetto all'arte, ma naturalmente lo potete leggere come volete, perché questa è la potenza di Wiesner, cioè tutto dietro a un bagaglio culturale, artistico, storico, letterario abnorme che se riuscite a decifrare
vi divertite, perché secondo me vi divertite. Se non riuscite a decifrarlo come un lettore ingenuo bambino non dovrebbe riuscire a fare, vi divertite lo stesso, e questa è la sua potenza, secondo me. Altro libro bellissimo di Winsner, uscito qualche anno fa per Orecchio Cerbo, è questo, Martedì, assolutamente un libro surreale, in cui il martedì, poco prima delle 8 di sera, ci sono pochissime parole, sono quelle che scandiscono il tempo, succede qualcosa di straordinario, cioè le rane cominciano a fluttuare, e nel loro fluttuare entrano nelle case, compiono delle azioni divertentissime, per esempio rubano la biancheria e diventano delle specie di supereroi con le lenzuola attaccate addosso, oppure vanno a vedere la televisione insieme alla vecchietta addormentata. Poco prima dell'alba, purtroppo, come succede anche per Cenerentola, l'incantesimo finisce, le rane, decisamente poco contente della fine di questo incantesimo, tornano nel loro stagno ad annoiarsi. Il giorno dopo gli umani indagano, ma non si capisce niente di che cosa è successo, chi è arrivato a fare quel po' di casino che si è trovato, tutte queste ninfee per strada, non si capisce niente. Si chiude la narrazione aprendone un'altra, perché anche questa è la messa in abisso, cioè il prolungamento, la nascita, la generazione di una storia da una storia. Il martedì successivo, alle ore 19:58, quindi siamo sempre verso le 20 di sera, attenzione, verso le 20 di sera del martedì, eccoli qua, cominciano a fluttuare questa volta i maiali. E non ce lo racconta naturalmente David Wiesner cosa accade, possiamo immaginarcelo, perché questo è il divertente. Sono usciti altri libri di David Wiesner, sempre per Orecchio Cerbo, come Mr. Ubik. Ma mi vorrei fermare, almeno vorrei nominarvi questo albo che è appena uscito sempre per Orecchio Cerbo, I Tre Porcellini. È il, boh, credo il capolavoro, o comunque un manuale di postmoderno, un manuale di destrutturazione delle fiabe. Questa è la storia dei Tre Porcellini come non l'avreste mai immaginata, cioè i Tre Porcellini che escono dalle pagine per scappare al lupo, e si ritrovano fuori dalle pagine, eccole qua, e smontano il libro, e nello smontare il libro si trovano in uno spazio che è lo spazio del nulla, ma in realtà non è lo spazio del nulla, è lo spazio di ciò che è stato nella letteratura. Loro lo sorvolano su questa pagina, che di fatto è la pagina del lupo che loro hanno piegato per fare diventare come un aeroplano e volare sopra le storie, ed entrano in alcune storie classiche. Per esempio, qui, eccoli qua, atterrano in malissimo modo ed entrano in una narrazione. Innanzitutto si accorgono che ci siamo noi qua fuori, e c'è qualcuno che ci guarda, e quel qualcuno siamo noi, cioè il lettore. Immaginate un bambino che legge questa cosa. E poi entrano nelle storie tipiche della tradizione americana e anglosassone, cioè il gatto col violino, e vedete come cambia lo stile dell'illustrazione di Wiesner. Non è questo il suo stile, sta citando un vecchio modo di raccontare le storie, che non è il suo, evidentemente, e poi fa ancora di meglio, cioè cita se stesso, liberando la draghessa di una storia che lui stesso aveva illustrato. I porcellini liberano la draghessa che deve essere uccisa dal principe per poter liberare la principessa. E se la portano dietro, e guardate chi si portano pure dietro: il gatto col violino, che ha cambiato stile perché è uscita da quel vecchio modo di essere illustrato per bambini, è diventato il modo di Wiesner. Recuperano la pagina del lupo e ritornano dentro la storia dei porcellini, perché in fin dei conti la casa del porcellino fatta di mattoni è una casa molto buona. Eccola qua. Irrompe il drago che spaventa il lupo e si deflagrano le parole. A questo albo ho dedicato più di mezz'ora nell'ultimo corso dedicato agli albi illustrati, perché ci vorrebbe moltissimo tempo. Questa è la scena finale in cui
vissero tutti felici e contenti, tutto si ricompone in una storia che di fatto non esiste, ne mette insieme tantissime altre e che nel frattempo ha disgregato l'esistente per ricrearne uno nuovo, migliore, peggiore, non ha importanza, diverso, diverso e sicuramente divertente nel suo disfarsi, divertente nel suo rifarsi e divertente nella sua conclusione. Quindi un esperimento narrativo iconografico davvero eccezionale. Andate a cercarvi Wiesner, cominciate da Flotsam se riuscite a trovarlo. In Italia non credo sia mai stato edito, ma le biblioteche di solito ce l'hanno e poi si trova in edizione americana o in altre lingue, essendo un silent book non vi crea problemi questa cosa qui, e poi scopritelo piano piano perché è un autore che vi si rivelerà e si rivelerà ai bambini e ai ragazzi con pazienza, con calma, dirompenza e molto divertimento, soprattutto in alcuni tipi di narrazioni. Ciao!